incrementato e completato molti percorsi diagnostico-terapeutici, quindi dando alla sanità abruzzese dei protocolli molto più chiari di come si affrontano le varie, diciamo, patologie cliniche sul nostro territorio, in modo da offrire ai cittadini un percorso più completo. È stato un supporto fondamentale in tutta la gestione dell'emergenza, peraltro i nostri rappresentanti regionali di vertice sono non a caso stati inseriti in alcune delle commissioni ministeriali che riguardano in particolare a quella del long covid, insomma, in cui l'esperienza abruzzese e i tecnici abruzzesi sono stati apprezzati e valorizzati all'interno anche di questi organismi di livello nazionale. Il bilancio che ci ha visto in prima linea a combattere un'emergenza, per la prima volta la nostra regione ha dovuto affrontare una pandemia con degli strumenti purtroppo in quel periodo non adeguati. In breve tempo abbiamo riorganizzato tutto il nostro sistema sanitario regionale, aumentando i posti letto, creando possibilità di ricovero sia nelle terapie intensive che nell'area medica, ma soprattutto dando quell'attenzione importante per quanto riguarda l'attività del territorio. Abbiamo istituito le USCA, dove ogni paziente ha trovato la giusta e adeguata sistemazione. Siamo in piano di rientro, non lo dimentichiamo, siamo una regione in cui siamo monitorati dai tavoli, dal tavolo in modo particolare, dal tavolo MEF. Noi abbiamo presentato proprio l'altro giorno un consuntivo, un CE del 2021 in pareggio, quindi vuol dire che abbiamo non usato le forbici per ridurre, tutt'altro, semmai in alcune situazioni abbiamo usato il bisturi, per cui avendo presentato questo bilancio in equilibrio vuol dire che non abbiamo sottratto l'assistenza a nessuno, anzi abbiamo migliorato la qualità del nostro sistema.